Io sono veramente euforica. Lo so che non sembra perché ho 2 ore di sonno alle spalle, ma dentro sto saltando. Vince noi! Chi vince noi? Chi vince noi? Noi! Sei uno st***o! Sei veramente uno st***o! Sei uno st***o! Sei uno st***o! Sei uno st***o di merda! Sei uno st***o di merda! Quanto è vero che esiste Dio? Oh, Anto, guardami, Anto, guardami, Anto, per favore. Non mi interessa niente. Non le eliminate, non voglio. Mi dispiace. Non fa niente. Lui è innamorato perso. Non l'ha detto per niente. Lui è perso. Ti voglio piantare. Io l'ho fatto bene. Cioè, non volevo arrivare a questo. Esperienza. Amore. Oh, when the music dies, I'll still be by your side. Piango per rabbia, capito? Perché non c'è bisogno di alzare le mani, capito? Camilla, a X on the Beach ci sono dei limiti e tu li hai superati. Abbandona immediatamente la villa. Vai da lei, sbrigati, vai da lei che inizia a prendere a cose. Per me è un po' troppo, raga, le mani addosso fino a un certo punto. Un conto che si scherza, magari uno schiaffetto così, ma non esiste. Non so che sei in c***o adesso, però poi non ci vediamo più. Ti posso salutare? Tu? Perché te ne vai così? Cammi! Cammi! Io mi spiace, capito? Ci vediamo tutti l'altra corsa. Dai, voglio leggere io. L'ha letto già. Valentina, Matteo e Alessandra, andate in spiaggia e in arrivo un nuovo ex. Ora sì che si fa interessante. Lo sai cosa succede adesso, vero? Arriva la mia tra... E adesso con me? Dunque, due donne. No, mamma, tanto due. La mia è una f***a affascinante. A me tutte le volte che entra qualcuno piace da matti la situazione perché si crea di nuovo un po' di circo, possiamo... Sì, sto arrivando! Chi è? Cos'è? Dov'è, madonna, raga? Non capisco. Oddio, sto morendo d'ansia. Oddio. Dov'è? Chi è? Aspetta. Non è mia. Sono Alessia, ho 25 anni, vengo da Torino e sono l'ex di Blondie.
Ma la faccia! Carino? Che troppo! Sono felicissima, sono in estasi mistica, estasi di Santa Teresa, trafitta da un dardo infuocato. Sei bellissima! Grazie, anche tu? Sin a quella buona allucinante! Vai! Vai, amore! E tu vuoi? Alessia, benvenuta a X on the Beach. Abbiamo preparato per te un appuntamento a due davvero speciale. Matteo e Valentina, a te la scelta. O insieme. Condividiamo noi. Beh. Ma c'è tempo, amore, c'è tempo. Di dirò. Avremo tempo. Non è un problema lì dentro. Allora, sinceramente vorrei uscire con Valentina. Sono molto contenta. Sei geloso, mo? Ma va, ma fate tutto quello che potete fare. Alla fine stasera la uso ancora io, la stanza del sesso. Lasciate la morte. Comunque sei molto bella, lo sai? Anche tu? Molto. Sì. Cosa hai pensato appena sono uscita dall'acqua? Che figo. L'atmosfera è diventata letteralmente bollente. Tra Valentina e Alessia è nato un feeling dal primo istante, ma avranno modo di approfondire la loro conoscenza. Adesso è tempo di rientrare in villa. Sono qua tutti in attesa. Mi state aspettando com'è? Adoro, raga! Io la adoro! È arrivata la mia anima gemella, finalmente. Io sono veramente euforica. Lo so che non sembra perché ho 2 ore di sonno alle spalle, ma dentro sto saltando. Vai. Sono un imprenditore. Okay. Ho dei bed and breakfast, dei centri estetici, di estetica avanzata. Okay. Quindi epilazione laser, sì. Tricologia per ricrescita capelli. Anche lampade, queste cose qua? No, labbra no, c'è cioè dimagrimento localizzato. Lampade. No, lampade no. Sono cose tipo per il dimagrimento avanzate, localizzato. Lampade base avanzate. Puoi fare un po' di silenzio? No, scusa. Un pochettino, non tanto, un pochettino. Ma c'è un po' di diatriba interna. Manuel che ha fatto un po' gruppetto con Giamma. Io non sono persona da gruppetto, sono sempre stato un po' il king, no? O quello così. È sembrato che nel momento in cui io e lui ci siamo riavvicinati, tu ti sei distaccato da lui. Ma no, ma non hai capito. Io secondo te mi distacco da lui per la tua presenza, Ele, che per me è insignificante. Secondo te due persone come noi si distaccano per una come te? Lei, Ele, non dico che non hai messo in mostra il suo carattere, sicuramente verrà fuori anche quello, il carattere, la personalità e il livello umano. Però magari ha detto faccio qualche più così a caso. Qualche? Punto. Raga, ma che ho fatto? Qualche? Ma per dai, capisci il discorso, Ele. Ti sei limonata tutti qua dentro, però vabbè. È che io sono venuto qua dentro per divertirmi, ma a mio modo. E preferisco mettere in mostra la mia persona che il mio uccello. Ci sta. Ah, ma devi leggere tu. Raga, deve leggere Ale. Dov'è? Dove stai? Vieni qua. Manuel, Martina e Andrea. Per uno di voi questa notte sarà l'ultima. Nella villa di X on the Beach. Godetevela. Potevo aspettarmelo? Potevo aspettarmelo in qualche modo, lo accetto e mi giocherò le mie carte al meglio. Brutta. Ma vivitela sempre con il sorriso. La villa, secondo me, perderemo un elemento forte, un elemento che secondo me in determinate situazioni può dare un qualcosa, che sia positivo o negativo, però può dare un qualcosa. Tutto qua. Che passa, mamma, che passa. È una frase molto ad effetto, però chi voglia capire, capisca. Martina, saluta i tuoi compagni e lascia per sempre la villa di X on the Beach. Mi dispiace tanto. Mi sono divertita alla fine. Poi io aspettavo sempre il momento della sera perché là è il momento dove io sono, cioè caccio l'animale. Martina, ci dispiace. Devi abbandonare per sempre la villa di X on the Beach. In fin dei conti ci mancherà tanto il tuo essere così tranquilla. R-O-I-A. Sempre serena. Io se ti ammazzo, i gole f***i. Oh,
Pronti a giocare a rompipalle? Il gioco è semplicissimo. Lo scopo è scoppiare i palloncini nel minor tempo possibile. Non potrete usare le mani o i piedi, ma solo i movimenti del bacino. Adesso dividetevi in due squadre. La squadra che impiegherà meno tempo a scoppiare tutti i palloncini vincerà un'indimenticabile serata a Cartagena. Aspetta! Per i perdenti invece lo scoprirete. Squadre? Io direi la squadra Pepe, la squadra fastidiosa che gli piace un po', eh? Contro la squadra va tutto bene, contro la squadra va tutto bene, contro i Chirichetti, via. Quindi squadra Chirichetti. È la divisione della casa questa, è la divisione della casa. Voglio il perché di questa squadra. Ma perché noi siamo la squadra del Pepe. Che poi potrebbe diventare anche Pepe. Pepe, 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 Pepe. Mettiamo il giusto veleno, le cose giuste. Noi siamo bravi ragazzi. Noi siamo quelli bravi, però calma, pieni di sorprese. Raga, facciamoli vedere alla fine che c***o, male. La vita è bella, leggiamo un libro durante il giorno, sereni. Chi vince? Noi! Chi vince? Noi! Chi vince? Noi! Noi! Ok, ora vi giocate il tutto per tutto. C'è chi nasce per diventare ingegnere aerospaziale. E non siete voi. C'è chi nasce per vincere dei premi Nobel. E non siete voi. Voi siete nati per lottare duramente per vincere una notte da urlo a Cartagena. Sì, voi siete quelli. Siete pronti? 3, 2, 1. Che la sfida abbia inizio. Due secondi sono ammesso. Secondo me sono lì. Roba dei 5-6 secondi. Raga, stasera usciamo a karate. Delle gran da combattimento. È arrivato il momento. Per questo episodio non sarò una semplice e umile voce fuori campo, ma sarò la voce che decreterà la squadra vincitrice. Lo scarto è stato di soli 4 secondi. Il team che ha impiegato il minor tempo è quello dei Chierichetti! La squadra dei Chierichetti ha vinto la prova e per loro è arrivato il momento di lasciare la villa di Tierra Bomba per raggiungere la terraferma. Ad attenderli ci sarà una serata da urlo a Cartagena. Le sorprese di Ex on the Beach non sono di certo finite per il team dei vincitori. Per loro la serata è appena iniziata. La Cartagena di notte è pazzesca, raga. Poi sono tutti... È bella, è un posto bellissimo, un posto magico, bellissimo. Sì, il tutto è davvero magico, proprio come il locale che sarà a disposizione in esclusiva per i nostri concorrenti. Benvenuti nel fantastico mondo della salsa cubana. Cioè, questo locale è l'essenza del divertimento. Ma ci siamo capiti. Sappiamo l'uno l'altra di cosa abbiamo bisogno, però sappiamo che io per me, cioè io sono io per lei e lei per me è io per me lei. Si è capito, insomma. Ok. Ragazzi, a questa serata pazzesca. Ai ping. E ai vincenti. Beh, raga, per una volta che ti hai fatto serata poi abbiamo fatto i Chierichetti noi, okay. Dai. Ci stava. L'equilibrio tra i due gruppi in villa sembra essere sempre più instabile, ma a traballare c'è anche una coppia. Jasmine, dopo essersi riavvicinata al suo ex Simone, sembra ora far emergere dei dubbi mai risolti. Stanno a far venire proprio i nervi di uno dei livelli, proprio la pazza a me. Cioè, non sa bene come ragiono io, porco.
ci siamo detti fuori da qua del perché ci siamo lasciati e qua sembra che vuole far fidanzato. Io sono fuori di testa, io sto andando fuori di testa. Tu lo ami? Io gli voglio troppo bene, ti giuro, amore. Io non lo amo più, amore, ti giuro. Ma perché non mi chiede nessuno? Perché lui non capisce, non se ne fa una ragione. Io so tante cose e sto scoprendo tanti lati di me, tante cose e non voglio farmi pensare che tu sei qui. Io il mio pensiero è quello e quindi a me mi piange il cuore vederlo così, a me dispiace, veramente. Mora, perché nessuno lo capisce. Ma che l'ho detto, amore? Non ci devi passare più tempo insieme. Amore, lui è stato con un'altra, lui mi ha accannato anche per un'altra, amore. Quindi cosa vorresti? Che la domanda viene di conseguenza. Che cosa vorresti, Jasmine? Parla a cuore aperto. Cioè, solo che comunque voglio stare da sola. Questo è poco ma sicuro. No, ok. Questo è quello che io ne sono sicura. Vivi di emozioni, a una reazione c'è una conseguenza. Palesemente io capisco che lui è innamorato dell'idea che si è fatto di te. Ma anche io ne sono convinta. Lui è innamorato dell'idea di quello che eravamo. Cala l'ennesima notte in Colombia. E come sempre il chiarore della luna impone dei bilanci. Pistacchione alterna momenti di felicità ad attimi di nostalgia per la sua Camilla. Matteo ed Eleonora ormai sembrano inseparabili. Manuel e Vanessa sono sempre più vicini, ma sembra che non abbiano il coraggio di andare oltre. Mentre al buio, lontano da occhi indiscreti, sembra stia nascendo una nuova coppia, quella di Gianmarco e Alessia.